Termina 60-84 la sfida di basket femminile qui al Pala Santa Filomena tra Cuschieti e Taranto, una prima parte di gara in cui le neroverdi di coach Caboni hanno giocato alla pari con le avversarie, ricordiamolo, il Taranto è la squadra campione d'Italia in carica. Poi però nella seconda parte di gara, nel secondo tempo, negli ultimi due quarti, il Taranto ha avuto la meglio sotto il punto di vista del gioco e anche sotto il punto di vista del punteggio. Ne parliamo con Elisa Silva, insomma una gara che avevate approcciato abbastanza bene, poi però diciamo lo strapotere di Taranto è emerso, anche però qualche vostro errore di troppo ha contribuito a questo parziale così netto e così penalizzante per voi. Sì, infatti sapevamo che era una partita difficile, sono come hai detto tu le campionesse d'Italia. Il primo tempo un po' con qualche strategia che avevamo provato in allenamento ce l'abbiamo fatta un po' contenerle. Poi il secondo tempo forse la stanchezza, non eravamo più così concentrate, loro comunque sono forti, non ce l'abbiamo più fatta. Forse un po' di scoramento nella seconda parte di gara perché abbiamo visto tantissimi errori di concentrazione, avevate un po' la sensazione di averla già persa, sembrate un po' che abbiate mollato. Sì, forse sì, l'ultimo quarto un po' abbiamo mollato quando abbiamo visto che comunque stavano già perdendo di 20, lì era troppo difficile recuperare. Sì, abbiamo fatto tanti errori, soprattutto tantissimi rimbalzi offensivi lasciati a loro, c'hanno la petronite altissima, sì, tanti errori che non dovevamo fare. Nei primi due quarti forse anche un po' l'arbitraggio non ha convinto, diciamo questo perché ci sono stati un po' di situazioni, per carità, nulla di trascendentale, però no, in qualche circostanza vi è mancato qualcosa, nel senso che poi, io ricordo nella fattispecie un'azione nella quale è stato fischiato un fallo a voi in difesa, non sembrava esserci francamente, lì era il Taranto che aveva sbagliato la propria azione offensiva, da lì rimessa in attacco per il Taranto e poi la tripla da parte della squadra ospite. Un esempio, no? Sì. No, hanno fatto un po' di errore gli arbitri, cioè, più che altro ci hanno fischiato un sacco di falli a noi lungo, io avevo 4 falli. Anche questo. Karakasevic è uscita per 5, Gatti mi sa che anche lei ne aveva 4. Cioè, comunque non bisogna prendere la scusa degli arbitri. No, l'ho detto, nulla di trascendentale, però è una componente che ovviamente noi dobbiamo rimarcare, visto quello che è accaduto. No, sì. La partita si basa sui momenti, certo quel canestro che hai detto tu, magari se non lo segnavano sarebbe andata diversamente, però è andata. Con i se e con i ma non si fa nulla. Nel prossimo turno affronterete una partita davvero molto complicata perché andrete ad Umbertide, un Acquesapone che sembra squadra molto molto forte, anche lei in lotta per i primissimi posti, sarà dura. Sì, sarà dura, soprattutto perché andiamo a giocare là, non penso sia un campo molto semplice. Adesso sinceramente non ci sto pensando ancora Umbertide, però lavoreremo questa settimana per affrontarla al meglio, insomma. Una battuta per chiudere, peseranno molto di più i punti casalinghi con il Faenza dopo la gara contro Umbertide. Sì, assolutamente, con Faenza dobbiamo fare il partitone, dobbiamo vincere assolutamente perché sono punti importantissimi per noi. Deborah Gonzales, una gara complicata per via dell'avversario, il Taranto insomma è squadra di rango, d'altissima classifica, ricordiamolo ancora una volta, è la squadra campione d'Italia in carica, però con qualche errore in meno forse potevate rendere meno ampia questa forbice. No, sicuramente, comunque continuiamo avanti, ci dobbiamo allenare per le partite che dobbiamo vincere ancora, sappiamo che questa è una squadra forte, che è una delle favorite per vincere il campionato, però noi comunque ci la mettiamo tutta. Dovrete chiaramente in ottica salvezza vedervela con le vostre pari grado, ricordiamo una buona classifica perché siete al settimo posto, almeno prima di questa gara eravate al settimo posto, adesso bisognerà vedere cosa avranno fatto le altre, comunque avete 4 punti in graduatoria, dicevo che comunque peseranno molto di più le gare contro le vostre pari grado, in tal senso la prossima sfida qui al Pala Santa Filomena dopo la trasferta di Umbertide contro il Faenza. Sì, cioè, dobbiamo vincere per forza contro Faenza, sappiamo che anche loro sono per la salvezza e allora queste partite ci servono per allenarci ancora di più e unirci come squadra.